Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Oggi parliamo del Monaco ai livelli alti, e cioè dal livello 6 al livello 10. Quindi se vi siete persi il video del Monaco da livello 1 al livello 5, quindi ai primi livelli, vi consiglio di andarlo a rimediare, così che possiate rendervi conto dei privilegi che già avevamo, come aumentano, come diventano più fighi, eccetera eccetera, più le mie tips finali a fine video. Ma non prima che vi siate iscritti al canale, messo mi piace al video e commentato anche con algoritmo, perché ci aiuta tantissimo. Hai dato un'occhiata al nostro sponsor Secret Loot, 10% di sconto con il codice Wikiroll per manuali, dadi, i nostri moduli, tutto ciò che riguarda il gioco di ruolo. Detto questo, andiamo a vedere livello per livello nella nostra migliore amica, e cioè la tabella. Abbiamo livello 6 più 3 di bonus di competenza, abbiamo un D6 di arti marziali, quindi se picchiamo a mani nude con le nostre armi da Monaco facciamo un D6. Abbiamo 6 punti key. I punti key qui aumenteranno di 1 in funzione al livello che saremo, quindi sarà inutile ripeterlo spesso, ma abbiamo più 1,5 metri di movimento, quindi siamo arrivati a 4,5 metri di movimento in più rispetto a quella che è la nostra razza. Che cosa abbiamo adesso? Che ve l'ho detto, il Monaco è una classe dove a ogni livello si sblocca qualcosa. E andiamo a vedere che cosa. Abbiamo i colpi key potenziati e il privilegio della tradizione monastica. Privilegio della tradizione monastica ce la togliamo subito dicendo che quello dipende dall'archetipo. Quindi quando leggeremo questa cosa, in funzione dell'archetipo che abbiamo scelto, sblocchiamo un privilegio. Ma che sono sti colpi key potenziati? A partire dal sesto livello, i colpi senza armi del monaco sono considerati magici ai fini di oltrepassare la resistenza e l'immunità agli attacchi e danni non magici. Insomma, i nostri colpi senza armi, boom, sono diventati magici. E questo è spettacolare, dato che noi picchiamo a mani nude, ci stava il fatto che aumentassero anche l'efficacia di questi colpi. È già al sesto livello, quindi... Poi, settimo, non cambia niente, e abbiamo sempre ovviamente un punto key in più, illusione mente lucida. Andiamoli a leggere. Illusione forse l'avete già sentita, ma vediamo. Illusione, al settimo livello, grazie alla sua agilità istintiva, il monaco può schivare certi oggetti ad arca come il soffitto di ful... come il soffio di ful... soffitto? Perché è venuto il soffitto? Ad aria, ho letto arca? Wow! Ad aria come il soffio di fulmine di un drago blu o l'incantesimo palla di fuoco. Quando il monaco è soggetto a un effetto che gli consente di effettuare un tiro salvezza su destrezza per dimezzare i danni, non subisce alcun danno se supera il tiro salvezza, e soltanto la metà di danni se lo subisce. Insomma, ha fatto l'esempio di palla di fuoco, o se vi cade addosso un tetto, o c'è il soffio di fulmine, o qualsiasi effetto del genere che vi chiede di fare un TS su appunto su destrezza. Che succede? Che di base fallisci, vi danno pieno, superi metà del danno. Qua no. Da adesso accade che se fallisci ne pigli la metà, se superi non pigli danni. E questo non è che vi dice devi usare la tua reazione per... No, no, boom, fatto. Capite quanto è difensivo sto monaco? Ma sempre al settimo, mente lucida. A partire dal settimo livello, un monaco può usare la sua azione per porre termine a un effetto su se stesso che lo rende affascinato o spaventato. Cioè l'illusione andava bene, ci hanno messo pure questa cosa. Sono spaventato, sono affascinato, affascinato? Non lo sono più. Cioè, fantastico. Fantastico, mente lucida. Poi l'attinenza a questa connessione mente-corpo che c'ha il monaco, bellissimo anche di roleplay. All'ottavo abbiamo l'aumento di punteggi caratteristica, quindi come al solito un talento oppure più di una caratteristica o più uno in due caratteristiche. Per quanto riguarda talenti, vedete un po' voi, una volta che avete scelto mobilità avete già preso praticamente tutto quello che serve a un monaco che si rispetti, ma c'è il lottatore da taverna, ci sta appunto quello che... ci stanno anche bei talenti anche in tasca, insomma c'è tanta roba. Ma non sottovalutate i vostri punteggi di caratteristica. Alzare destrezza non è affatto stupido, così come alzare saggezza. Considerate che avete la classe armatura che dipende da quelle due caratteristiche, quindi al di là
di tutti i talenti che ci possono essere, non sottovalutate mai la scelta dell'aumento di punteggi caratteristica. Al nono aumenta il bonus di competenza, quindi tutto il resto ovviamente uguale alla velocità, un punto di chi in più come al solito, movimento senza armatura migliorato. E che? E allora andiamo a leggere. Allora, vi ricordate il movimento senza armatura? Quindi noi andiamolo a cercare. Eccolo qua. Al nono livello un monaco ottiene la capacità di muoversi lungo le superfici verticali e sulle superfici liquide durante il suo turno senza cadere durante il movimento. Quindi possiamo camminare sui muri oppure nell'acqua tipo i ninja. Ed è una cosa fantastica, quindi ricordiamocela questa cosa. Meno male che la tabella ce la ricorda. Al decimo saliamo a 6 metri. Saliamo a 6 metri, che bellezza! Appunto, per quanto riguarda la nostra velocità extra. Se ci mettete il talento mobilità, se scattate, vabbè. Purezza del corpo. E che è sta purezza del corpo? E come al solito non andiamo giù e la leggiamo. Decimo livello. Al decimo livello il monaco ha una tale padronanza del chi da diventare immune alle malattie e ai veleni. Quindi, malattie e veleni non ci interessano più. Bello, tematico, figo, ci sta. Vedete, ma è poco. Sì, ma intanto abbiamo avuto tutto un metro e mezzo in più di velocità, fidatevi che non è poco affatto. Così all'undicesimo abbiamo il D8. Adesso da D6 al livello 10 è diventato un D8 il nostro colpo senza armi, qui le nostre arti marziali. Questo significa che facciamo il danno in una spada lunga con i nostri pugni. E sempre 6 metri, privilegio della tradizione monastica, quello che ci dà l'archetipo. Al dodicesimo abbiamo l'aumento di punteggi caratteristica come di consueto. Al tredicesimo aumentato il bonus di competenza. E lingua del sole e della luna. Ma che è sta cosa? E noi l'andiamo a leggere. A partire dal tredicesimo livello, un monaco impara a sfiorare il chi delle altre menti ed è in grado di comprendere tutti i linguaggi parlati. Inoltre, qualsiasi creatura che sia in grado di capire un linguaggio può anche capire ciò che il monaco dice. Non avete più limitazioni per quanto riguarda i linguaggi. Tutto ciò che appunto è in grado di comprenderci, cioè ascoltarci, eccetera, eccetera, può comprenderci. Ma tu che lingua parli? Io parlo. Non ti preoccupare che mi faccio comprendere, ok? Bellissimo, bellissimo. Ma andiamo avanti. Quattordicesimo. 7,5 metri. Oh. Anima adamantina. E che? E non andiamo a leggere. Solita cosa. Vedete quanti privilegi uno fila all'altro? A partire dal 14° livello, il monaco ha una tale padronanza del chi da ottenere competenza in tutti i tiri salvezza. Inoltre, ogni volta che effettua un tiro salvezza e fallisce, può spendere un punto chi per ripetere il tiro. Devo usare il nuovo risultato. E non ti dice tante volte quanto. No, hai competenza in tutti i tiri salvezza e quando fallisce il ritiro, uso un punto chi. Cioè, capite? Devi usare il nuovo risultato, però ti sei dato il vantaggio con un punto chi. È al 14° livello, quanti punti chi ho? 14. Capite perché? Chi dice che il monaco non è forte? Cioè, non lo so. Poi vabbè, andiamo avanti. 15° abbiamo sempre 7,5 metri. Corpo senza tempo. E già il nome sta spoilerando che cosa sta succedendo. Al 15° livello, il monaco è pervaso dal chi a tal punto che non è toccato dalla fragilità della vecchiaia e non può invecchiare magicamente. Presente quei non morti o con quelle creature che ti fanno invecchiare in una certa maniera? Ecco, non funziona più. Tuttavia può sempre morire di vecchiaia, inoltre non ha più bisogno di bere o di mangiare. Cioè questa cosa, non ha più bisogno di bere o di mangiare, ti nutri dell'essenza, dell'energia vitale che ti circonda. Cioè, questa è proprio la forma di ascetismo talmente illuminata da non renderti schiavo dei bisogni terreni. Cioè, capite che poi un po' la filosofia orientale del il desiderio è una delle cause della sofferenza, no? In questo caso, non ho bisogno di niente, sono a posto, non devo né mangiare, non invecchio, muoio di vecchiaia, ok, però vabbè.
16esimo aumento di punteggi caratteristica, al 17esimo abbiamo il D10, il massimo raggiunto con i nostri pugni. Poi abbiamo sempre 7 metri e mezzo, privilegio della tradizione monastica. Al 18esimo abbiamo 9 metri di velocità in più. Noi ci muoviamo di base, se siete un umano o qualcosa del genere, di 18 metri. 9 più 9. E se scatto? Vabbè. Ho dimenticato nella città precedente, che so, la mia bisaccia. Vado e torno, fatto. Vabbè. Corpo vuoto. E che è sto corpo vuoto? Andiamolo a leggere. A partire del 18° livello, il monaco può usare la sua azione per spendere 4 punti ki e diventare invisibile per un minuto. Durante quel periodo di tempo ottiene anche resistenza a tutti i danni tranne da forza. Inoltre il monaco può spendere 8 punti ki in modo da lanciare l'incantesimo proiezione astrale senza avere bisogno di componenti materiali. Quando lo fa non può portare nessuna creatura con sé. Insomma, a gratis, resistenza, proiezione astrale, tanto i punti ki ne ho che nemmeno li devo usare. Allucinante. Wow, a dir poco. 19esimo aumento di punteggi caratteristica, al 20esimo abbiamo perfezione interiore. E adesso vi spiego perché questo privilegio non mi piace. Al 20esimo livello, quando un monaco tira l'iniziativa e non gli rimane alcun punto ki, recupera 4 punti ki. Ora, parliamo meccanicamente di questo monaco a livelli alti partendo dal privilegio al 20esimo. E c'è una cosa che diceva Ghilla ai tempi quando faceva i tutorial della quinta edizione che io non posso che condividere al 100%, e cioè se tu arrivi a giocare un personaggio al 20esimo livello e non sei arrivato ad avere una tua, come dire, gestione dei punti key, sto privilegio al 20esimo, quindi se non hai più utilizzi te ne do qualcuno in più. Uno si aspetta al 20esimo livello l'apoteosi delle capacità, se il privilegio del paladino al 20esimo livello che spuntano le ali e spara palle di fuoco dal culo, ti viene di dire minchia, chissà cosa farà il monaco, e invece hai finito i punti che te ne do 4. È vero che è una classe che però in tutti gli altri privilegi ci sta premiando con belle chicche, piccole chicche che si sommano una appresso all'altra, senza contare quello che ci dà l'archetipo. Però solo quello del 20esimo mi fa dire per il resto che gli potete dire? Abbiamo una tale varietà di privilegi che secondo me sono pure troppi, e vi spiego perché questa cosa. Non che sia sbagliato, è che vattela a ricordare tutti, vatti a ricordare ogni singola cosa, perché o stai giocando una campagna che ti dura 2 anni dove livelli proprio gradualmente, quindi ti ricordi di questo privilegio, ti ricordi un altro, se no tu c'hai la lista dei privilegi che ti segni sulla scheda che è infinita e devi ricordarti ogni privilegio cosa fa e tutte le azioni e le reazioni. Capite che effettivamente c'è tanta roba, può rischiare di essere un po' dispersivo, come abbiamo detto nel video del monaco ai primi livelli. Ma non per questo, a parte questa cosa che può essere un po' dispersiva, un po' tanta roba, troppa roba come numero, puoi fare così tante cose che ti viene a dire wow. Per questo dico che il fatto che tu puoi picchiare aumenta il numero di attacchi, aumenta il numero dei punti chi con cui fare tante raffiche di colpi e tante cose. Alla fine voi il danno lo fate, vi muovete come se non ci fosse un domani, avete un sacco di resistenze, un sacco di modi per schivare i colpi, per evitare di prendere danno, insomma. E poi aumentando la destrezza e la saggezza vi aumenta pure la classe armatura, più la competenza su tutti i tiri di salvezza. Non è una classe debole, tutt'altro. Per questo dico wow. A me fa dire mizzica, capite? A livello di roleplay io mi voglio soffermare sul corpo senza tempo, ok? O sul corpo vuoto. Sono quelle cose dove ti stanno indicando che cos'è un monaco, come si deve giocare, perché a me non piace questa parola, però quello che l'immaginario di Dungeons & Dragons riguardo al monaco
la capacità di ascetismo, cioè quindi di ascendere, di salire rispetto a quelle che sono le necessità degli esseri umani o delle altre creature appunto mortali, tanto da rinunciare a bere e mangiare, e comunque tu sei una creatura vivente, tanto da comunicare con gli altri, diventare invisibile, non tanto e non solo per capacità magica, quanto per l'autocontrollo, il controllo che si ha sul proprio corpo e sulla propria mente. Quindi non è soltanto un'energia che arriva all'esterno e che ti modifica, è proprio una tua capacità di manipolazione e di gestione assoluta sul tuo corpo, sulla tua emotività, sul tuo carattere, sul tuo modo di fare. Per questo l'immaginario del monaco asceta rischia di banalizzarlo se non si capiscono tutte le sfaccettature e sfumature di questa cosa. Se no, arriva quel monaco classico che viene immaginato, quasi asettico, quasi come se non prova nessun tipo di appunto di disagio, nessun tipo di dolore, nessun tipo di cosa, ma riesce, capite? Può essere molto più sfumato di così, ed è pure bello che sia così. Di base che cosa abbiamo? Abbiamo una classe che, qui stiamo concentrandoci sui livelli alti, ma nel complesso vediamo essere una classe estremamente versatile, estremamente forte a livello meccanico, che si può muovere, che può essere difensiva, che può fare danno, che ha privilegi di una varietà tale da diventare quasi dispersiva. Per questo noi vedremo poi, quando arriveremo a scegliere gli archetipi, ok, le tradizioni monastiche, come effettivamente questo monaco potrà brillare. Concludo dicendo questo: è una di quelle classi che io, se dovessi scegliere tre classi, ok, devo fare un party di 3 PG. Ok? Il monaco è una delle scelte principali. Uno mi potrebbe dire il paladino, il paladino, il chierico e lo stregone. Faccio un esempio così stupido, no? Il monaco è una di quelle che scegliereste? Poiché è una di quelle classi che alcuni considerano la classe in più. Se siamo un party di 4 persone, quindi ci sono 3 classi che fanno le cose, io curo, io picchio, io faccio gli incantesimi, magari si può aggiungere il monaco. E tra un monaco e un ladro? Capite? Cosa ne pensate? Questo è ciò che voglio chiedervi. Per questo vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace al video, a commentare, a farmi sapere, che ci aiuta, e date un'occhiata al nostro sponsor. Quindi, tutti i link sono in descrizione. Saluti e frecce, ci vedremo in un prossimo video qui su Wikiroll.